Eccoci con una nuova cucciola del canile comunale di La Terza, stupenda anche lei. Questa deliziosa simil maremmanina l'ho chiamata Allegra. Un nome che le si addice perché lei è davvero solare, affettuosa, vivace e lo è dal giorno in cui è stata trovata in campagna aginosa. Si era rifugiata presso un'enoteca e lì non poteva stare nonostante i proprietari amino gli animali, perché purtroppo si lamentano le persone. Cioè, voi immaginate come sono qui le persone, vanno a comprare il vino, vedono una cucciola come lei, che poi era ancora più piccola quando l'ho presa, che l'ho trovata, e dicono che è brutta, che è fastidiosa, che è sporca e, no, e minacciano di non andare più a comprare il vino. Allora i proprietari ci chiamano e dicono portatevela. Che posto, eh? Ecco perché purtroppo quando facciamo le adozioni ci rivolgiamo anche ad altre regioni dove la mentalità è nettamente diversa. Allegra, vieni qua, amore, vieni. Adesso lei è in canile, per fortuna le vogliamo bene e la trattiamo benissimo, però è sempre sola, non esce mai. Poi in questi giorni c'è stata la parvo nel sanitario e quindi la piccina non poteva nemmeno uscire. Ora si sta un po' svagando, sta giocando, le piacciono i giochini tantissimo e sta ricevendo coccole. Prima l'ho tenuta un po' così a coccolarla, adesso ho detto speriamo che sta ferma per il video. Insomma, beh, devo dire che si è stancata perché qui fa molto molto caldo. Allora, Allegra ha 4 mesi abbondanti, ha cambiato gli incisivi, ha ancora i canini da latte, 4 mesi e mezzo. È una derivata maremmano, però non pensate al maremmano puro. Voi dovete capire che dalle mie parti i cani che troviamo prevalentemente sono maremmani, volpini, cani da caccia e anche qualche pastore tedesco. Comunque, dovete secondo me dimenticare il luogo comune secondo cui il maremmano è un cane cattivo. Non è assolutamente vero. Affidiamo un sacco di cani e sono quasi tutti incroci maremmano e sono adorabili cani da famiglia. Anzi, vi dirò, ho anche affidato un maremmano puro ed è uno spettacolo, un cane socievole. Assolutamente amico di tutti, e la mascotte del paese dove è stato adottato. E quando la gente passa dal suo giardino, addirittura mettono la mano nel cancello per salutarlo e lui non fa una piega. Un cane di 50 kg. Allegra non diventa di 50 kg, diventa, che so, di 28. Potrebbe essere questo il suo peso, ma lo sto soltanto ipotizzando, immaginando. Il suo pelo naturalmente cambierà perché adesso è un po' da cucciola, diventerà bello folto, la coda si infoltirà moltissimo sicuramente e poi lei non è tutta bianca, è un po' dorata. Chissà effettivamente che incrocio è. Non si conoscono i genitori, quindi è inutile chiedercelo perché non vi sapremmo rispondere. Possiamo solo dire, scommettere che lei è stata molto a contatto con le persone prima di essere abbandonata, altrimenti non sarebbe così dolce e socievole. È anche comunque una cagnolina vivace, oggi lo è anche meno perché fa veramente caldo, abbiamo 40 gradi qui, ha la lingua di fuori per questo motivo. Normalmente sarebbe ancora più vivace. Fate un pensiero per questa coccolona adorabile, non lasciatela qui in canile. Purtroppo le adozioni locali qui non funzionano, la gente si reca in canile per abbandonare, non per adottare e noi siamo costretti a mandarli lontano, non per scelta. L'iter per l'adozione lo conoscete, questionario, visita di preaffido e poi si organizza la staffetta, noi la organizziamo. Non preoccupatevi, i corrieri di cui ci serviamo sono autorizzati e viaggiano a norma. Non preoccupatevi del fatto che la cucciola debba viaggiare, non vi preoccupate perché vi garantisco che arriva molto bene, non arriva stressata, non arriva come molti dicono. Io so che molti di voi vogliono vedere
il cane, vogliono conoscerlo. Io faccio questo video proprio perché alla fine è come se voi foste qui, perché lei si sta comportando così con me, ma farebbe la stessa cosa con voi, identica, perché non è che me mi conosce più di tanto. Sì, io l'ho trovata, l'ho portata qui quando era piccolina, ma ripeto, non ha nessun legame con me. E se affettuosa, socievole e si lascia fare di tutto da me, sarebbe uguale, identica con voi. Questa mano potrebbe essere la vostra. Quindi adesso la accarezzo per voi, le do tante carezze da parte vostra, tante tante carezze e tanti bacini che se li merita su questo tartufo nero. Merita solo amore questa cucciola e merita persone migliori di quelle che l'hanno abbandonata. Dunque, adottatela. Ciao Allegra. Ciao. Gioca, gioca con i giochini che tra un po' te li devo togliere per andare nel box. Facciamo giusto due foto. Ciao amore. Ragazze, sono venuta a prendere il cucciolo. Guardate, un amore, prima mi è venuto anche incontro. Ciao amore, è dolcissimo, un amore piccolo, che ti ha abbandonato? Ma guardate, tenerissimo, mi hanno detto tenerissima.